Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta al baffo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, polpa di pomodoro, zucchine, speck a dadini, olio, scalogno o cipolla, dado vegetale fatto col Bimby, acqua, prezzemolo, basilico, sale, pepe e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Sì. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il prezzemolo e il basilico e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno lo scalogno o la cipolla, come preferite, lo speck a dadini, e le zucchine che abbiamo tagliato in maniera grossolana. E facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Prendiamo leggermente sul fondo. Versiamo l'olio chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 5 minuti a gradi velocità 1. Aggiungiamo la polpa di pomodoro per chi lo gradisce. A questo punto si può aggiungere un pezzetto di peperoncino piccante e facciamo cuocere per 10 minuti. Gradi. Velocità soft. A questo punto versiamo l'acqua. Il dado vegetale che noi abbiamo fatto con il Bimby. Il sale e il pepe e azioniamo il Bimby per 7 minuti a gradi velocità soft. A questo punto aggiungiamo la pasta e chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 9 minuti, a 100 gradi antiorario. Velocità soft. A pasta al baffo è cotta. Andiamo a impiattare.
Pasta al baffo. Grazie e alla prossima ricetta.